Ebbene ragazzi, siamo di nuovo qui. La voce sembra reggere e quindi andiamo bene. Dunque, riprendiamo con la parte appunto legata alla conversione in DB. Praticamente parliamo della parte in cui viene fatta la media RMS, il valore efficace, l'avevamo chiamato. Usando quella formula che avevamo visto ieri, che prevede un'integrazione nel tempo della pressione sonora al quadrato. Viceversa, il valore di picco non è mediato nel tempo, ma è il campione con il valore più alto della forma d'onda che è stata digitalizzata. Dopodiché è stato ottenuto il valore RMS e lo si esprime in dB con la definizione che abbiamo già visto, 20 volte il logaritmo di P su P0. Ora, qui c'è scritto che queste operazioni vengono svolte nel dominio analogico in quasi tutti i fonometri. Questo era vero forse 10 anni fa. Attualmente tutti i fonometri fanno il calcolo dei valori RMS in ambito digitale dopo aver campionato il segnale e dopo aver operato il filtraggio A pure in digitale, come abbiamo appena visto. Ora, in realtà, il fonometro, quello che calcola, non è il valore medio efficace, almeno non quello come l'abbiamo definito. Nella lezione di ieri, perché la definizione vista ieri prevedeva una media nel tempo non pesata. Una media nel tempo potremmo definirla lineare, dove definito un tempo T grande di integrazione, tutti gli istanti compresi in questo tempo T grande hanno lo stesso peso. In realtà, per una serie di motivi, uno dei quali è quello qui indicato, avvicinarsi il meglio possibile al modo di reagire dell'orecchio umano, ma in realtà anche perché con i vecchi sistemi analogici non si riusciva a fare una vera integrazione lineare nel tempo, si utilizzava un'integrazione con pesatura esponenziale. Cosa vuol dire una pesatura esponenziale? Vuol dire che ciò che è appena successo pesa di più. E che ciò è successo. Non stai condividendo lo schermo. Ah, non sto condividendo lo schermo, cazzarola. E quindi voi non state vedendo niente. E perché? Sempre sto problema. Allora, qui siamo arrivati. O meglio, beh sì, insomma, questa è solo un'immagine di copertina, diciamo. Il concetto appunto è che noi vogliamo trasformare la forma d'onda campionata in un valore medio efficace o in un valore di picco. E per fare questo utilizziamo non la definizione RMS, che è quella vista ieri, ma utilizziamo una ponderazione nel tempo di tipo esponenziale, nella quale il tempo di integrazione in teoria è infinito, non è più un tempo T ben definito, ma ciò che è accaduto nel passato viene via via dimenticato, mentre ciò che è accaduto subito un attimo fa ha un peso molto maggiore nella media. Questa con una legge esponenziale di attenuazione dei suoni passati. Questo, adesso vedrete la formula, avviene mediante un concetto chiamato una costante di tempo, che non è un tempo di integrazione. Diversi dispositivi di visualizzazione sul display del fonometro utilizzano diversi valori di questa costante di tempo, in particolare ne sono state normalizzate 4, la slow che ha una costante di tempo di 1 secondo, la fast che ha una costante di tempo di 125 millisecondi,
La impulse che ha due distinte costanti di tempo, 35 millisecondi per i fronti di salita, quindi quando il suono sta diventando più forte che nel passato, e 1,5 secondi in discesa, quindi quando il suono sta diventando più debole di quello che c'era prima. Infine il picco 20 microsecondi che corrisponde al tempo di campionamento di una forma d'onda a 48 kHz più o meno, a 50 kHz, corrisponde a un campione ogni 20 microsecondi, ok? Allora, la costante FAST è veloce e rappresenta bene il sistema uditivo umano, però nei vecchi strumenti a lancetta era un casotto perché la lancetta rimbalzava su e giù e non si riusciva a leggere i valori. La costante SLOW è molto più morbida nel movimento della lancetta e consentiva di fare le letture, però è significativamente più lenta di quella che è la capacità invece di seguire l'andamento di un suono variabile che ha l'orecchio umano. L'orecchio umano è abbastanza vicino al comportamento della costante FAST. La costante impulse fu definita per gli strumenti a lancetta, perché se no con un suono impulsivo, una gran botta secca, non si riusciva assolutamente a leggere il valore. Invece in questa maniera lui va su di brutto, rapidamente, perché la costante di 35 millisecondi corrisponde proprio al tempo di transiente del timpano. Quindi va su molto rapidamente, e però trattiene il valore, quindi la lancetta restava inchiodata al valore massimo raggiunto e c'era tutto il tempo di leggere il valore e trascriverlo su un foglio. Ora, capite, tutto questo è vecchio, è legato ai display analogici, alle lancette, quindi è tutta roba che non avrebbe più luogo di esistere, ma è stata normalizzata allora e quindi ce la teniamo. La costante peak, che corrisponde, come vi dicevo, al tempo di campionamento di una forma d'onda digitalizzata, si usa per i suoni impulsivi e non ha lo scopo di rappresentare la sensazione umana, ma ha lo scopo di rappresentare il rischio di danno all'apparato uditivo, poiché il sistema di controllo automatico di guadagno e di protezione dai sovraccarichi di cui è dotato il nostro sistema uditivo, in particolare esiste un muscolo chiamato lo stapedio che va a bloccare la catena degli ossicini e quindi che va ad attenuare la trasmissione del suono nell'orecchio medio. Questo stapedio ha un tempo di reazione, appunto, dell'ordine dei 50 microsecondi. 20 microsecondi è un tempo inferiore e quindi rappresenta un segnale che passa senza che il riflesso stapediale lo possa attenuare. E conseguentemente, volendo valutare il rischio uditivo causato da rumori impulsivi, ecco che un valore di picco è un buon indicatore di tale rischio, di tale eccessiva rumorosità di picco. Ora, come vi dicevo, parliamo di un'integrazione esponenziale nella quale il segnale, quindi, subisce un filtraggio nel tempo con una costante di tempo che tende a scordare via via il passato. Qui vedete un esempio con un suono impulsivo. Il suono impulsivo è salito molto rapidamente con la costante impulse, che poi però se ne va molto lentamente. Quindi ha raggiunto un valore massimo più alto perché il fronte di salita è stato integrato con un tempo di integrazione molto breve. Viceversa, il FAST è salito meno perché aveva 125 millisecondi di costante di tempo, ma poi scende rapidamente perché i 125 millisecondi ce li ho sia in salita che in discesa. Infine lo SLOW sale molto meno perché quello è lento, quello integra su un secondo e più, e però una volta salito non scende mai più perché è lento anche a scendere, capite? Questo è il concetto di questi tempi di integrazione esponenziali.
Ora, come venivano materialmente realizzati questi integratori esponenziali? Il segnale veniva elevato al quadrato, come dice la definizione del valore RMS. Il segnale elevato al quadrato veniva processato con un filtro passabasso del primo ordine, quindi un semplice filtro resistenza condensatore, un filtro RC. Dopodiché veniva fatta la radice quadrata per tornare a un valore di pressione e infine veniva fatta la conversione in dB in scala logaritmica. Tutto questo veniva fatto in analogico con dei circuiti elettronici. Qui vedete il circuito RC che opera il filtro passabasso del primo ordine. Il prodotto RC è la costante di tempo in secondi. Proprio moltiplicando gli ohm della resistenza per i farad del condensatore, il risultato del prodotto viene in secondi ed è la costante di tempo tau del nostro circuito integratore esponenziale, ok? Questo è nel dominio della frequenza un filtro passabasso, la cui frequenza di ginocchio a meno 3 dB, come si definisce per tutti i filtri, è data da 1 su 2 pi greco tau, dove tau uguale RC. È la costante di tempo del nostro filtro RC. Quindi, quando io uso un filtro passabasso slow, ok, avrà una frequenza di taglio data da 1 su 2 pi greco per un secondo, perché un secondo è la costante di tempo del filtro slow. Ok? Cambiando il valore della costante di tempo, ad esempio utilizzando una fast, ecco che questo ginocchio si sposta verso destra, verso una frequenza più elevata, perché il denominatore si riduce, è 125 millisecondi la costante di tempo invece che un secondo. Qui vedete come la formula del livello viene modificata per la presenza di questo exponential time weighting, questa ponderazione nel tempo con questo fattore di ponderazione GdT che è definito come l'esponenziale di meno t su tau. Meno perché il tempo sta scorrendo indietro nel tempo rispetto all'istante attuale. T appunto è il tempo pregresso rispetto all'istante attuale e tau è la costante di tempo del filtro. Ora, al di là dei dettagli matematici di questa cosa qui, al giorno d'oggi, dove la strumentazione è digitale, non si fa più sta storia del filtraggio passabasso, ma si fa semplicemente una running averaging. Questo P quadro RMS al campione iesimo viene calcolato dal nuovo campione che è appena entrato, che è quel PA quadro iesimo, è l'ultimo campione appena entrato, questo è il campione che è appena arrivato dal convertitore, moltiplicato per un coefficiente alfa, più 1 meno alfa per il valore RMS, il valore mediato precedente, cioè questo stesso all'istante prima, al campione prima. Questo lavoro viene fatto campione per campione, quindi 48.000 volte al secondo. Ogni volta che arriva un campione nuovo, ricalcolo il nuovo valore, chiamiamolo RMS con costante di tempo fast o slow, in questa maniera qua. La scelta della costante di tempo fast o slow, cioè tau, determina il valore di alfa. Come vedete, alfa è ottenuto da questa formula. Delta T, che è l'intervallo di campionamento, un 48 millesimo di secondo normalmente, ed RC, che è la mia costante di tempo.
Quindi con questo metodo, chiamiamolo digitale, si ottengono dei valori fast e slow, campionati 48.000 volte al secondo, quindi con estrema risoluzione nel tempo, e a quel punto si va a cercare ad esempio il valore massimo dei valori slow o fast o impulse, perché le norme spesso chiedono appunto di valutare la differenza ad esempio tra valore max impulse e max slow o robe di questo genere. Qui vedete come utilizzando diverse costanti di tempo sullo stesso segnale, il tracciato temporale, la time history cosiddetta del fenomeno sonoro cambia, ma di nuovo qua preferisco farvela vedere. Quindi riapriamo il nostro Audition, però prima è meglio se collego un microfono. Prendiamo questo microfono digitale, il famoso. Ah, che cavolo è successo? Oh, merda, è successo un danno non da poco. Errore. Ho staccato il cavo USB sbagliato. Mi sentite ancora? Libro. Sì, sì. Però è venuto del casino. Una. Ho fatto del danno. No, questo è a posto. Allora, ho perso la condivisione dello schermo, giusto? Ma più che altro devo trovare un cavetto USB per collegare sto cazzo di microfono. Questo ad esempio. Bene, questo è collegato. Allora, adesso apriamo Audition e ricondividiamo lo schermo. Ok, lo vedete? Spero di sì. Sì. Allora registriamo un pezzetto della mia voce. 48.000 mono 32. Pa, pa, pa. Prova, prova, prova. Registrazione. Vabbè, come vedete ho fatto anche degli impulsi facendo schioccare le dita. Boh, forse riusciamo anche a sentirlo, il suono prodotto. Prova, 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 registrazioni. Ok, lo sentivate anche voi? Bene. Allora, a questo punto facciamo la famosa Time History Analysis. Questo microfono l'avevamo già calibrato ieri e quindi dovremmo mantenere il valore di calibrazione che qua vedete, usiamo la ponderazione A come usuale in campo fonometrico e niente, vediamo il profilo temporale del rumore in questi 20 secondi, 16 secondi, quelli che erano. Ora, questa è la costante di tempo. Così è picco, quindi i valori che vedo sono proprio i valori massimi del picco dei proprio dei singoli campioni. Così sto usando un true RMS, quindi secondo la definizione matematica, quindi niente media esponenziale, con intervallini di un millisecondo. Così stiamo usando sempre un RMS true, ma con intervallini di 30 millisecondi. Vedete com'è diventata più liscia la curva? Poi abbiamo le tre costanti fonometriche classiche, la fast, molto più liscia la curva, e i valori massimi si sono ridotti, slow,
ancora più liscia, ma con un sacco di memoria del passato. E infine questa strana impulse con 35 millisecondi a salire e 1,5 secondi a scendere. I valori massimi sono altissimi, il decadimento nel tempo è ancora più lento della slow, perché qui era un secondo il tempo di integrazione e qua è un e mezzo. Quello che ti interessa soprattutto sono i valori massimi di tutto il fenomeno, ma in particolare è interessante analizzare i valori massimi di questi, chiamiamoli impulsi. Ok? Quindi ripeto l'analisi per i soli impulsi, sono tre, il più forte è quello di mezzo, chiaramente. Il valore massimo picco è ben 122 dB, ho schioccato le dita vicino al microfono, quindi il massimo impulse però è 102. Vedete come i valori di picco sono enormemente superiori ai valori, chiamiamoli RMS, perché il picco è un singolo campione, ma noi non sentiamo il singolo campione, noi sentiamo sempre un valore integrato di tipo RMS. 102 come costante impulse, 97,5 come costante fast e solo 89,26 come costante slow. La norma dice di verificare perché il suono venga dichiarato legalmente impulsivo e dunque penalizzato di 3 dB. Chiede di verificare che la differenza tra il max impulse e il max slow superi i 5 decibel. Qui ce ne sono 12, quindi abbondantemente il suono è impulsivo e lui infatti qua sotto c'è la domanda impulsive event, yes. E direi che nessuno lo discute. Cazzo, erano degli schiocchi della Madonna, ma si vede anche la forma d'onda. Più discutibile è invece l'analisi della mia voce. Se faccio l'analisi della sola mia voce, vedo che il massimo picco è comunque 118. Evidentemente le labiali, quando non c'ho uno schermo antipop davanti al microfono e qualche picco di labiale ha prodotto sto picco che in effetti vedete molto alto, è alto quasi come il picco di quando ho schioccato le dita. Nello stesso tempo anche il max impulse è molto alto, 108 ragazzi, cioè è alto. Viceversa il max slow è 100, la differenza in questo caso sono 8 decibel. Ma sono più di 5. Risultato, la mia voce è impulsiva. Sembra strano, ma la voce umana, se uno parla un po' scandito, è impulsiva. Raggiunge il valore per cui la normativa consentirebbe di penalizzarla di 3 dB perché ha il carattere di impulsività. Ora, personalmente, io questo lo trovo un errore. Nella voce umana, quando l'ascolto, io non sento nulla di impulsivo, soprattutto non sento quel disturbo da impulso che è la ragione per cui la norma italiana dà una penalizzazione di 3 decibel. Secondo me, il criterio è applico la penalizzazione impulsiva se soggettivamente avverto la presenza di un impulso. A quel punto ne verifico il carattere di impulsività con uno strumento come questo che va a fare la differenza tra max impulse e max slow, ma se io non avvertivo a priori l'impulso come tale, non faccio neanche questa verifica perché il suono non è impulsivo se non lo sento impulsivo. Però questa è una mia opinione. La norma è scritta in modo ambiguo e come avete già visto in campo normativo, mille esperti hanno mille opinioni diverse e non c'è una regola chiara e condivisa su come si fanno queste misure. Io mi chiamo fuori da tutta questa polemica, eccetera. Quello che mi interessa capire e vedere è come il diagramma della time history del segnale cambia a seconda della costante di tempo che impiego per fare il grafico, per fare la media, per fare la conversione del segnale campionato
in RMS, in un valore quadratico medio, in un valore medio efficace, lo chiamiamo in italiano. Ok? Ci siamo? Allora, vediamo se riesco a tornare al nostro buon PowerPoint. Eccolo qui. Ok, questo l'abbiamo visto. Bene, siamo nella parte finale del fonometro, quella che qua era il fondo del fonometro. In fonometri più moderni, magari la parte di cui parliamo adesso è su un fianco, però concettualmente è la parte terminale dove, dopo aver ottenuto tutti i risultati di cui parlavamo, noi questi risultati li buttiamo fuori. Come li buttiamo fuori? Beh, sicuramente col display, questa è la base. Io vedo sul display i risultati dell'analisi, sia come grafico, sia come valori numerici, sia come time history, eccetera. Poi posso memorizzarli, in questo caso c'è un hold impulse only che è una roba assolutamente obsoleta, perché al giorno d'oggi quando tu gli dici salva, lui salva tutto, mica salva solo l'impulse, ok? E infine c'è un calcolatore che può effettuare delle post-elaborazioni. Alcune normative richiedono di effettuare un calcolo a posteriori della misura, ad esempio per determinare il famoso SEL, il Single Event Level, che viene ottenuto da un'integrazione sull'intera misura, aggiungendo al livello equivalente dell'intera misura 10 volte il logaritmo della durata. Questo è un post-processing. Un altro tipo di post-processing è l'analisi statistica, che consente di determinare i famosi livelli percentili. Anche questo è una cosa che viene fatta da un piccolo elaboratore digitale che c'è dentro il fonometro e che effettua l'analisi statistica di tutta la time history che lui ha memorizzato. Ok? C'è anche un'uscita che può essere DC, AC o digitale. Ora, l'uscita DC è una roba del passato. Serviva a pilotare i vecchi registratori a nastro di carta e pennino di feltro che disegnavano la time history mentre il rotolo di carta scorreva l'MLM, quindi una cosa di 40 o 50 anni fa. Io li usai, questi registratori a rullo di carta, quando ero in tesi nell'82. Già l'anno dopo era stato acquistato uno strumento con un data logging digitale, quindi non c'era più bisogno di questo nastro di carta collegato al fonometro. Tra l'altro, andando in giro come strumentazione portatile, era un po' un ciappino, questo qua. Quindi l'uscita DC scordiamocela, l'uscita AC invece è uno spinottino, il classico giacchettino per le cuffie. Ci potete collegare le cuffie e quindi ascoltare il segnale del microfono e controllare che sia buono. Ad esempio, quando c'è l'umidità sulla. Vedete dei valori strani sul display? È umido. E dice, ma sarà mica che c'è umidità nella capsula e sta cracclicando. Ci collegate le cuffiette, mettete le cuffie nelle orecchie e sentite. Ecco, la capsula è umida e quindi le misure non stanno venendo bene. Quindi già collegare una cuffietta è già una cosa estremamente utile in molti casi. Poi ci potete collegare un registratorino. Quando i fonometri non avevano dentro di loro la registrazione del file WAV, cosa che ormai hanno tutti, ma 10 anni fa no, non l'avevano tutti. Solo i top di gamma molto costosi registravano il file WAV su una schedina SD. Gli strumenti di uso quotidiano no, erano strumenti digitali, calcolavano tutto quel che andava calcolato, lo memorizzavano in opportuni file dati, ma non salvavano il segnale da poterlo poi ascoltare e da poterlo poi riprocessare. Allora, per registrare il segnale si compravano dei piccoli registratori palmari, dei registratorini digitali. In questo caso l'azienda Zoom era il leader, però ce n'erano di tante altre marche, Tascam, Roland, Sony, quindi aziende anche molto buone dal punto di vista delle apparecchiature audio. Quindi uno comprava uno di questi registratorini e poi con un cavetto
collegava l'uscita AC del fonometro all'ingresso del registratorino, e poi facevo partire la registrazione e mi trovavo registrato il file WAV della mia misura, diciamo così. Quindi era molto usata l'uscita AC. Ripeto, al giorno d'oggi si può fare. Però è stupido farlo perché c'è una nuova conversione da digitale, che era il segnale dentro il fonometro, in analogico, e un'ulteriore riconversione da analogico a digitale quando il segnale entra nel registratorino, nella scheda audio del PC o nello smartphone, perché si può anche collegare uno smartphone. Però è stupido fare ciò, il segnale è già digitale. Capite? Quindi, se bene nei fonometri come questo Bruhlkir che viene mostrato qua, l'uscita C era ancora utilizzata, in realtà nel momento in cui c'è la scheda SD, che la vedete qua in basso a destra, per registrare il file WAV, registrate il file WAV con quella e ciccia. Se per qualunque motivo non potete o non volete registrare il file WAV dentro il fonometro, ma vi volete collegare a uno smartphone, a un tablet o a un computer, gli strumenti moderni hanno semplicemente una porta USB dalla quale esce il segnale, la forma d'onda. Cioè praticamente lo strumento diventa lui una scheda audio. Questo è il trucco, ok? E quindi di nuovo l'uscita C non serve più a questa funzione. L'uscita primaria della AC al giorno d'oggi è collegare le cuffiette, cosa che invece mantiene una sua solida validità perché in alcuni casi ti sorge il dubbio che qualcosa sia andato storto alla povera capsula e con la cuffietta lo sento, ok? Infine questo calcolatore che fa il post-processing. Ora, queste slide sono un po' vecchiotte, perché ad esempio qui si parla di effettuare l'integrazione, quindi il calcolo del livello equivalente in post-processing. Questo era vero quando la conversione RMS veniva fatta in analogico, si campionava il segnale già fast o slow, tipo 10 volte al secondo, e dopo aver campionato il segnale fast 10 volte al secondo, si ricavava il livello equivalente da ciò. Ripeto, tecnologia valida fino a una decina d'anni fa, ma completamente obsoleta. Allo stato attuale tutto è fatto in digitale, quindi anche il livello equivalente è fatto lavorando direttamente sulla forma d'onda e quindi, secondo la definizione matematica vista ieri, l'integrale nel tempo della pressione sonora al quadrato, punto. Quindi i fonometri integratori moderni non dipendono più dalla elaborazione con costante di tempo fast per calcolare il livello equivalente. In quel periodo passato, in cui invece il fonometro era mezzo digitale, mezzo no, diciamo così, effettivamente il valore misurato cambiava un po' se uno teneva impostato lo strumento in fast o in slow, perché l'integrazione veniva fatta ricampionando il segnale analogico fast o slow e calcolando poi l'integrazione nel tempo con esso. E quindi si trovavano, diciamo, si poteva avere un LQ fast e un LQ slow, che sono sbagliati come concetto. L'LQ è l'LQ e basta. Integro linearmente senza alcuna costante di tempo esponenziale. Ripeto, gli strumenti moderni fanno l'LQ e basta. C'è stata una generazione di strumenti in cui si poteva misurare un LQ fast e un LQ slow. E venivano un po' diversi, cosa antipaticissima. Per fortuna questa è storia del passato. Allora, ecco, vedete, questo è esattamente quello che vi sto dicendo, cioè qui viene fatto un LA-TAUDT, il cosiddetto livello istantaneo, quello su cui poi si fa la time history,
con l'integrazione esponenziale. Vedete che dentro l'integrale c'è un e alla meno tau qualcosa. Ecco, questo vuol dire che io sto facendo una time history, sto campionando il segnale dopo aver calcolato dei valori RMS fast o slow. E questo effettivamente è quello che veniva fatto in passato quando si seguiva questo schema blocchi analogico per ottenere i valori in decibel e poi veniva fatta la digitalizzazione del risultato e la sua integrazione nel tempo. Viceversa, un vero livello equivalente senza costanti di tempo esponenziali, ha questa espressione qui ed è così che lo calcolano i moderni strumenti digitali. Quindi non c'è più un livello equivalente fast o slow, c'è livello equivalente e basta. E non c'è alcuna costante di tempo coinvolta nel calcolo del livello equivalente. Ok? Ora, fatto il livello equivalente si può ottenere il cell che qui è chiamato LAE, che è un modo antico di definirlo, ma è la stessa cosa. Praticamente si fa il livello equivalente nel tempo t e poi si aggiunge 10 volte il logaritmo di t su t0, dove t0 è un secondo, quindi praticamente 10 volte il logaritmo di t. Quindi faccio una misura di un minuto, mi dà un livello equivalente. Facciamo l'esempio. Mi dà un livello equivalente di 60 dB in un minuto, che sono poi 60 secondi, più 10 volte il logaritmo di 60. Adesso quanto fa 10 volte il logaritmo di 60 non lo so, però 10 volte il logaritmo di 10 fa 10, 10 volte il logaritmo di 6 farà 7. Una roba così e quindi in totale aggiungerò 17 dB. Ma aspettate, vediamo se riesco. Quando fa così, ecco, mi dice Adriano che fa 17,78. Però qui mi si è piantato PowerPoint, anzi, mi si è piantato il pianeta, mi sa. Allora, proviamo ad aprire il calcolatore. Eccolo. Allora, l'esempio diceva 60 più 10 per il logaritmo in base 10. Facciamo al contrario. Era 60 logaritmo in base 10 che fa 1,77 per 10, 17,78 più 60, 77,78. Quindi il cell è diventato 77,78. Ora vediamo se riesco a tornare sul PowerPoint. Che fatica. Allora, pointer. Abbiamo detto, avevamo un livello equivalente di 60. T è 60 secondi anche lui. Facendo questa operazione, il risultato è 77. E quant'era? Boh, 77,7, qualcosa del genere. E questo è il cell, single event level, qua chiamato LAE. Anche questa è un'operazione in post-processing che molti fonometri fanno automaticamente, ok? Vabbè, sulla classe d'appartenenza qualcosa abbiamo già detto.
Abbiamo visto che la norma IEC prevede due classi di fonometri, classe 1 e classe 2, e che noi in Italia siamo praticamente obbligati a utilizzare uno strumento di classe 1 per misure di precisione sul campo. I limiti di errore, di accettabilità dell'errore su tutta la scala, sono attorno a più o meno 1,1 dB. In realtà, anche qui la norma venne scritta all'epoca degli strumenti analogici e al giorno d'oggi invece gli strumenti hanno una classe di precisione nettamente superiore. Un moderno strumento digitale come quelli che abbiamo adesso fanno errori massimi dell'ordine degli 0,3-0,4 dB. Voi ne mettete due a fianco uno dell'altro e non trovate mai differenze di più di 0,3-0,4 dB. Quindi la tolleranza consentita dalla norma è ben superiore di quanto poi accade nella pratica, dove invece funziona tutto fortunatamente molto meglio di quanto potremmo ipotizzare. Scartiamo questo. Va bene. A questo punto si deve strappolare con gli strumenti. In particolare, come vedete, qui viene presentato il Mini DSP UMIC 2, che è lo strumento che ho collegato in questo momento e che consente di usare un PC come fonometro senza alcuna scheda audio, senza alcuna interfaccia, senza alcuna unità esterna, perché il microfono direttamente con la sua uscita USB-C si collega al computer garantendo grande campo dinamico grazie alla registrazione floating point 32 bit che ha una dinamica di oltre 160 dB, una frequenza di campionamento che può andare su fino a 192 kHz, poi la capsula non è che arrivi agli ultrasuoni lei, però il sistema di conversione analogico digitale ci arriva. Ha i driver ASIO, ecco, questo è un punto fondamentale. Quando voi interfacciate una periferica audio, che può essere un registratore, un fonometro, una scheda audio, o in questo caso semplicemente un microfono, con un computer o con un generale strumento digitale, nasce un problema di protocollo di comunicazione dei dati lungo il cavo seriale. Esistono due fondamentali protocolli di comunicazione. Uno si chiama Class 2 USB Audio, è un protocollo generale che viene supportato da tutte le macchine Linux, per cui anche Android, per cui anche i vostri telefonini se sono Android, viene supportato da macOS, quindi i computer Apple come questo qua, anche se io ora la sto usando in Windows, quando lo tiro su in macOS, plugo un microfono o una periferica USB Class 2 compliant e quello la riconosce direttamente senza alcun driver. E viene riconosciuto anche dagli iPhone o gli iPad, quindi dal protocollo, chiamiamolo iOS, dal sistema operativo iOS, sempre dell'Apple. Invece, ahimè, Windows no. Windows è rimasto a supportare solo Class 1 USB audio. Class 1 è un protocollo più vecchio, consentiva di lavorare solo a 16 bit, non a 24, a 32, e conseguentemente le sue prestazioni per l'uso appunto che interessa a noi fonometrico, sono insufficienti. Quindi è vero che un microfono Class 2 funziona anche come Class 1, quindi se lo plugo nel computer lui tra virgolette lo vede, ma senza utilizzare tutte le performance avanzate di cui lui è capace. Allora, sotto Windows, solo sotto Windows, esiste un secondo protocollo di comunicazione sul cavo USB che è il protocollo ASIO. Grazie, però questo richiede di installare dei driver sul computer, non è plug and play come quell'altro. Quindi, installando gli opportuni driver ASIO, ecco che anche su una macchina Windows
un microfono come questo riesce a darvi tutte le performance di cui è capace. Ok? Se però voi non usate il driver ASIO e registrate direttamente come microfono di sistema del computer, le sue performance verranno cappate, verranno ridotte, perché lui non sfrutterà i 32 bit float o i 192 kHz, ma registrerà 16 bit 48 kHz, che poi per sentire la mia voce così va benissimo. Per fare registrazioni fonometriche con ampia gamma dinamica, no, e quindi è meglio usare i driver ASIO. Ok? E vediamo al secondo strumento che invece useremo oggi nella prossima ora, perché a questo punto quest'ora è quasi già andata, che è il Bedrock AM100, di cui qua vedete elencate tutte le caratteristiche. Questo fa di tutto e di più. In particolare, come vedremo nell'ultima ora, misura anche lo Speed Transmission Index, che è un parametro molto importante per qualificare o un impianto di diffusione sonora, il famoso STIPA, Public Address, per gli impianti di altoparlanti nelle aule, nelle stazioni, negli aeroporti, nelle gallerie, oppure anche in acustica naturale, con la voce di un parlatore, ad esempio dentro una normalissima aula scolastica dove non c'è nessun sistema d'amplificazione, ma dove comunque l'acustica dell'aula scolastica deve essere buona. Quindi uno strumento di questo genere misura praticamente tutto. Qui vediamo il calibratore, l'abbiamo già visto ieri. Quello che ho usato ieri non è questo qua della Bruele Kier, ma è quello della Bedrock, ma il funzionamento è assolutamente identico. Il calibratore tradizionalmente produce un segnale unitario, cioè un Pascal. I calibratori antichi sono quelli a stantuffo, quelli moderni usano un altoparlantino. Questo è il cosiddetto pistonofono, il vecchio calibratore a stantuffo, che non usa quasi più nessuno, anche perché pesava 2 kg e quindi portarselo in giro. Io ne ho uno comprato su eBay di un surplus, ma anche io non lo uso praticamente mai. È di bello che è puramente meccanico, quindi non si scalibra mai. Anche dopo 50 anni questo fa il suo valore di calibrazione di targa e non richiede di essere verificato periodicamente ogni 2 anni, come succede invece con i calibratori elettronici. Quindi è uno strumento di riferimento per i laboratori. Sente però la pressione ambiente, la pressione atmosferica. Quindi quando lo comprate, questo è il mio, comprato su eBay, come vi dicevo, ha tutta una serie di accessori che servono a calibrare anche le sonde intensimetriche. Il pistonofono è quel furlone orizzontale che vedete sopra, quello in alto. Poi a sinistra invece c'è un calibratore di tipo elettronico, quello con l'altoparlantino, e a destra tutta una serie di adattatori per montare vari tipi di microfoni, tra cui la sonda intensimetrica. Al centro quell'orologione è un buon vecchio barometro che misura la pressione atmosferica, perché è necessario applicare una correzione al valore nominale del pistonofono. Questo pistonofono, tra l'altro, è un pistonofono ad alta pressione, fa 124 dB a 250 Hz, quindi un valore a bassa frequenza ma altissima pressione. Però non sono mai 124 dB esatti, è necessario applicare quella correzione che è indicata sul barometro stesso. Il barometro, oltre a indicare i millibar, in questo momento la lancetta sta indicando 1014, però nella scala più esterna c'è la correzione in dB, che in questo caso è 005, cioè trascurabile ovviamente. Però se la pressione atmosferica deviasse molto da quella nominale di 1013, ecco che la correzione potrebbe essere anche 0,3-0,4 dB, robe del genere. Capite? Se c'è bassa pressione, ad esempio, vedete lì a sinistra, a 950 millibar, siamo quasi a meno 0,6 dB di correzione. Quindi, o se andate in quota, se andate in montagna, quindi
Vabbè, questo è il pistonofono. Ora ripeto, io ce l'ho, ma perché ho avuto l'occasione di comprarlo su eBay. Viceversa, tutti noi, assieme al nostro fonometro, normalmente acquistiamo un calibratore elettronico a trasduttore. Qui ne vedete uno piuttosto vecchio della Bruhlkaer, ma molto simile come costruzione a quello che ho usato ieri della Bedrock. Ci si infila dentro il microfono, c'è una guarnizione che garantisce una buona tenuta tra la capsula e il corpo del calibratore, normalmente un O-ring, e niente, questo arnese qua produce normalmente 1000 Hz 94 dB, cioè un Pascal RMS. Ok? Il difetto di questi è che sono soggetti a taratura ogni 2 anni, così come il fonometro. Anche qua ci sono le classi di precisione, in Italia come sempre dobbiamo usare classe 1 e niente, quando c'è il barra C vuol dire che come per i calibratori a stantuffo è necessaria la correzione barometrica in funzione della pressione dell'aria nella stanza. Ok, misura della potenza sonora, questo è un argomento che vedremo per ultimo. Beh, però le slide ve le faccio vedere rapidamente adesso, così poi facciamo la pausa. Praticamente la potenza di una sorgente può essere misurata in due modi: da misure di pressione, quindi con un normale fonometro, o da misure di intensità, cosa che richiede di avere una sonda intensimetrica. Per le misure di pressione si crea una griglia di punti di misura su una superficie di inviluppo attorno alla macchina, alla sorgente sonora da misurare. Il numero di punti minimo è definito dalla norma, maggiore è il numero di punti, più è accurata la misura. Si calcola il livello di pressione media tra tutti questi punti di misura, LPM. Si corregge questo valore con 10 volte il logaritmo della superficie di questo inviluppo, e già così sarebbe diventato un livello di potenza, e poi si sottraggono due fattori di correzione ambientale, K1 e K2. K1 ha a che fare con rumore di fondo e K2 ha a che fare con riverbero dell'ambiente. La norma scrive dettagliatamente come valutare entrambi questi fattori di correzione, non è argomento di oggi, a noi interessa la parte fonometrica. La parte fonometrica qui è banale perché si usa un normalissimo fonometro. Magari si fa la misura in ottave o in terzi d'ottava se è richiesto, ma ormai tutti i fonometri danno questa possibilità. Viceversa, la cosa interessante per noi è la sonda intensimetrica, perché si innesta col discorso pressione-velocità che facevamo ieri. Una sonda intensimetrica è realizzata solitamente con due capsule microfoniche standard da mezzo pollice, inserendo uno spaziatore solido tra le due capsule, posizionate face to face. Qui vedete una figura che fa vedere due di queste sonde intensimetriche, che si collegano poi a un normale fonometro. Questa sonda opera stimando la particle velocity dalla differenza dei due segnali delle due capsule PA e PB. In base a una relazione matematica chiamata la formula di Eulero, la velocità, come vedete qua in alto a destra, la velocità qua è chiamata U, non V, come facevamo di solito, ma insomma, la velocità è meno 1 su rho per l'integrale nel tempo di dp su dr. dp su dr viene approssimato con pb meno pa diviso delta r, dove delta r è la spaziatura tra le capsule. E quindi in questo modo io ritrovo il mio segnale di velocità. Il segnale di pressione viene preso come valore medio PA più PB diviso 2, il prodotto più è l'intensità, lo medio nel tempo e tac, ecco che ho misurato l'intensità. Questo è come funziona l'intensimetro. Quindi di fatto io ho questa sonda con due capsule che si collega a un fonometro, chiaramente deve essere un fonometro bicanale,
come questo strumento di fascia alta della Bruhlkier deve essere un 2270, questo qua, che è uno dei pochi strumenti con l'ingresso a due canali e quindi a cui si può collegare una sonda intensimetrica. Al giorno d'oggi esiste un'alternativa alle sonde classiche a doppio microfono, dette PP, pressione-pressione, che è una sonda di tipo PU, pressione-velocità, che utilizza per la misura di velocità un anemometro a filo caldo. Questa è un'azienda olandese, ancora una volta, si chiama Microflown, vendono questa sondina che consente di ricavare il segnale di velocità direttamente dall'anemometro a filo caldo. Dopodiché dentro la sondina c'è anche un miniature microphone, un microfonino a pressione, e quindi la sonda misura P ed U. Dopodiché il prodotto mi dà l'intensità e via. La misura di potenza richiede di nuovo una superficie di inviluppo attorno alla sorgente. Si può misurare su una griglia di cellette, quindi dividendo la superficie di inviluppo in tante piccole areole, misurando l'intensità per ciascuna e calcolando poi la potenza come la sommatoria delle intensità, ognuna moltiplicata per la superficie della sua areola di misura, oppure, come si fa più solitamente, si spazzola con la sonda l'intero scatolo che avvolge la mia sorgente. In questo caso sono solo 5 facce. Su ogni faccia io faccio un'integrazione nel tempo, un livello equivalente, diciamo, dell'intensità. E quindi una misura che magari dura 2 o 3 minuti su ogni faccia, muovendo lentamente la sonda su e giù, a destra e a sinistra, in modo da spazzolare in modo più o meno uniforme la superficie. E questo è quanto. Bene, ci sono domande? Stoppiamo lo share. Stoppiamo la